Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad All'ora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buonasera, buongiorno, dipende dal fuso orario in cui vi trovate. Mi raccomando, mettete like su 123 Stream e mi raccomando, iscrivetevi ai nostri canali, anche YouTube, All'ora di Amadeus, Il Salotto della Morghi e Quelli che Eroi. Oggi abbiamo il ritorno di Gianni Lucini a parlarci di Natalino 8. Sì, eh. Oh, Natalino 8, sì. Che non si Natalino chiamava Natalino 8. 8. Ma no, si chiamava Natale Codognotto ed era uno di Cogoleto. Era di Cogoleto, posto che Cogoleto, conosciamo. posto che conosciamo molto bene, sì. E Sì. poi nasce come batterista lui. Suona come batterista a Genova, come nei vari gruppi musicali, quindi è una scuola genovese ante litteram la sua, insomma, no? La scuola genovese swing. E poi cosa fa? Si imbarca, perché poi Sì, va, trova va. questa cosa, va Sì. e suona sulle navi. Quindi, e come tanti, da Gorni Kramer ad altri, insomma, lì scopre il jazz e nonostante il periodo in Italia non sia proficuo per gli appassionati di jazz, lui sviluppa questa passione per lo swing soprattutto e diventa, nei fatti, diventa poi un simbolo degli antifascisti, no? È ampiamente citato, per esempio Fenoglio nel romanzo Il partigiano Johnny, ci Johnny. sono due ragazze che sfidano il padre mettendo sul piatto del grammofono lungo il viale. E poi sempre di Fenogli, in Appunti partigiani, i ragazzi alla macchia canticchiano Polvere di stelle, alla maniera di Natalino 8, scrive. Evidentemente piaceva molto a Fenoglio Natalino 8. Piaceva molto a Fenoglio e in effetti è un po' un simbolo di quella generazione lì, no? Contrapposto a Rabagliati, lui. Natalino 8 non ha un grande spazio, e Eir lo toglie di mezzo, perché in effetti, cioè, Rabagliati è quello ufficiale, lui diventa il simbolo appunto degli antifascisti. Diciamo che lo possono ascoltare solo quelli che hanno i soldi per comprare i dischi, perché la radio non passa, e quindi, però, Lui nasce nel 12. lui nasce nel 1912. E poi praticamente lui inizia sulle navi come batterista dell'orchestra di George Link anche. E, tra l'altro lui è un altro di quelli colpiti da poliomielite, che non ha avuto le conseguenze di Taioli perché ha avuto una serie di interventi chirurgici. Comunque lui se ne va in America e poi per un po' ci sta in America, perché nel 1935 lavora presso la stazione radiofonica italo-americana di New York. Quindi torna in Italia l'anno dopo e nel 1937 Kramer lo fa suonare a Viareggio. Kramer Kramer, che pure. che è un altro di quelli, diciamo, borderline, non molto amati dal regime e che però si inventa questa storia della musica ritmica. Sono espressioni anche loro della musica ritmica, che è il modo di far passare lo swing nelle maglie della censura. Però diciamo che lui. Allora, la sua discografia degli anni 30, qual è? La sua discografia, beh, la discografia degli anni 30 sono praticamente versioni italiane di Americani. pezzi americani, no? Da Polvere di stelle,
tutti i prezzi americani e più qualcosina di Kramer, ma poco. Lui fa, diciamo che il simbolo, comunque il simbolo di quel periodo è Mister Paganini, mm-hmm. come canzone, nel senso che Mister Paganini è proprio la canzone vietata, no? Mister Paganini a Air non può essere trasmessa ed è il simbolo di questa cosa. Beh, già Paganini, il Paganini, quello vero, era un esatto. Rispetto a io. E quindi degli anni 30. Comunque a lui a un certo punto non può più andarsene, perché gli viene sequestrato il passaporto nel 1938, quando insieme a Kramer arriva Leia, quindi dura pochissimo, perché nel giro poco tempo dopo gli viene sequestrato il passaporto, perché se ne vanno nel 1938 lui e Kramer, dopo essere stati assunti a Leier, in un periodo di pausa vanno a fare una tournée all'estero, al ritorno gli vengono sequestrati i passaporti. Fine, nel senso che a questo punto Natalino Otto in radio finisce, non ha più spazio. Anche se appunto il cinema qualche spazio glielo dà, c'è un elemento di resistenza artistica. Ma è solo lui che fa resistenza artistica durante il fascismo? No, anzi, lì andrebbe scritta un po' la storia, perché ci sono personaggi assolutamente, appunto, abbiamo già citato Kramer, non tutti cioè loro fanno una resistenza che è quella di riuscire a tentare di sopravvivere all'interno di un sistema che non ti dà grandi spazi, senza cambiare genere, senza arrendersi, no? Vabbè, la più cosa, forse ne abbiamo già parlato, che è quella di Beppe Starnazza, no? Cioè, sì. Questa Starnazza si inventa addirittura la storia della macchietta, canta canzoni tutte americane tradotte in dialetto milanese e diventa un po' un simbolo lui con la sua batteria, con lo stemma dell'Inter. Cioè. Senti, il fascismo poi alla fine della guerra cade. Cosa accade a Natalino Otto a fine della guerra? Accade che Natalino Otto si riprende, cioè la popolarità di Natalino Otto è vastissima, cioè lui se l'è già conquistata prima, ma prima era un elemento di nicchia, no? I giovani antifascisti, spesso i giovani che avevano anche i soldi per comprare i dischi, eccetera. E in realtà lui, mentre Rabagliati sparisce, perché appunto Rabagliati, essendo diciamo l'elemento della musica ritmica spinto dal regime con la sua trasmissione in radio, eccetera, eccetera, scompare, Natalino Otto si riprende uno spazio e diventa uno dei personaggi di punta. Tra l'altro, con la nascita del Festival di Sanremo, lui riesce anche a... Ne fa cinque, e la prima è nel 1953, quando viene invitato a sostituire Teddy Reno, che però all'ultimo momento lo frega, perché va in scena con la febbre e quindi Natalino Otto non deve rinviarlo al 54. Nel 54 fa il quarto posto, e nel 55 arriva terzo con Canto nella Valle. Poi sposa Flo Sanders, quindi un'altra interprete, diciamo, dello swing italiano, che arriva dal jazz, e niente, fanno anche, si esibiscono anche insieme, eccetera. Di fatto il successo di Natalino Otto, se mi consenti, ecco, non è un successo per ragioni politiche arrivato in giovane età. No. È arrivato in età matura, dopo i 30 anni, e quindi è un successo che
è stato anche più duraturo perché è durato praticamente fino a che non è morto. Sì, tra l'altro lui poi vive anche nel momento, diciamo, quando caduto il fascismo, lui non vive un momento straordinario grazie allo swing, perché lo swing lo riporta poi in auge successivamente. Anche oggi lui viene ricordato, cioè, non so se ti ricordi qualche anno fa, nel 98, gli articolo 31 Oh, mamma, non ci vuole. avevano inserito Mamma voglio anch'io la Voglio più fidanzata, fidanzata. no? Nel loro brano La fidanzata. Però quei brani lì, lui li recupera dopo. È un paradosso. Nel periodo fascista viene messo all'indice e diventa, diciamo, una specie di cantante underground perché canta lo swing. Caduto il fascismo, i suoi primi successi sono nell'arco del melodico, un po' ritmato, ma nell'arco del melodico. Non sono successi legati direttamente allo swing, che riprende invece nel momento in cui riesce ad avere un altro spazio e oramai è diventato popolarissimo. È come se si conquistasse la scena della musica leggera, seguendo i canoni della musica leggera del dopoguerra, e poi sulla base di questo si togliesse la soddisfazione di riprendere la strada antica. Sì. Però che fosse di origine un batterista si capisce da come canta. Sì, certo. Sì. Ha questa capacità di legare la voce al ritmo, che in parte lo fa appunto una fiera importante dello swing, ma dall'altra è legato, credo, anche alla sua formazione. Sì. Sì, senti, cosa fa negli anni 60? Boh, lui negli anni 60 intanto fa Carosello con Flo Sandons, pubblicizzando un sapone. E poi diventa... Lui è già diventato un editore musicale e diventa anche un produttore discografico, no? E tra l'altro, come dicevamo prima, con la sua casa discografica ripubblica una nuova versione di tutti i brani che sono quelli che, molti dei quali li abbiamo citati, no? Sono i grandi brani dello swing, li reincide, aggiornando la struttura, aggiornandone la struttura, quindi rendendola più da anni 60, con un gruppo straordinario, perché c'è Pupo De Luca alla batteria, Paolo Saloni o Giorgio Azzolini al basso, Franco Cerri e Pizzigoni alla chitarra, Enrico Intra al piano, Gianfranco Barigozzi al flauto e Masetti al sax. Lui mette insieme i più grandi jazzisti italiani di quel momento e reincide tutti i suoi vecchi pezzi, da un sassolino nella scarpa in su. E poi praticamente, vabbè, arriva la malattia. Sì, ma lui in effetti ha una malattia, lui soffre di Apri i problemi cuori. cardiaci e nel 69, al secondo attacco definitivo, fosse successo adesso, Non non sarebbe successo adesso. morto, no? Nel senso, niente. Lui ha un repertorio, tra l'altro riesce comunque, si calcola che lui abbia, tra inciso, interpretato, cantato alla radio, eccetera, abbia un repertorio 2000 di canzoni. 2000 canzoni. Sì, No, sì, sì, sì. è vissuto, tenendo conto che appunto è nato nel 12 e morto nel 69, 57 non aveva anni neanche... sono. Sì, non aveva ancora compiuto 56 anni, 57 anni, quindi... Quindi un repertorione. Ricordiamoli i suoi principali successi. Beh, intanto Mamma voglio anche la fidanzata l'abbiamo citato, Abbiamo Ho un citato sassolino nella nella scarpa, scarpa che mi fa No, tanto tanto male, tanto ai. male, No Jazz... Bella questa, che è un testo ironico e allusivo, vengono confusi i concetti di musica e di amore, tra l'altro, in questa cosa. Da te era bello restare,
poi solo me ne vo per la città, che in realtà si intitola In cerca di te, il titolo vero di quella canzone. La classe degli asini. Che è stata ripresa anche da Luttazzi, credo. Sì, però la cosa bella è il testo. Lui aveva un tormentone con cui la presentava e che è stato messo anche nella prima incisione. E diceva: gentile signore e signori, vi presentiamo la classe degli asini di cui fa parte l'orchestra Kramer con i suoi solisti. Era il suo modo con il quale introduceva questa canzone. Mister Paganini l'abbiamo già citato, Stardust, Polvere di stelle, che avevamo, Birimbo Birambo. Poi c'è un brano che a me piace molto, che ho comprato un piano elettrico, è un Foxtrot particolare, con un testo molto particolare. Dice: ho comprato un piano elettrico con un rullo chilometrico, no? E poi che ritmo, Laura, e vabbè, Lungo il viale, che è citata da Beppe Fenoglio nel Partigiano Giorni, insomma. Poi ci sono i pezzi sanremesi, eccetera, ma diciamo i pezzi che i pezzi fanno... sanremesi forse sono appartengono alla parte melodica, sì. Del... ma non lo caratterizzano tanto. Non è più esistito nessuno in Italia alla Natagnotto. No, beh, cantanti swing tanti, sì. Nel senso che ce ne sono stati. No, alla Natalinotto no. Capaci poi di essere così, unici, di avere questo, appunto, come dicevi tu prima, di essere dei batteristi con la voce, no? Tullio d'Episcopo, ma... È più rock. Sì, rock, e comunque non ha questa verve di Natalinotto. Sì, Natalinotto da questo punto di vista è unico. È unico lo stesso, perché poi ci puoi mettere dentro anche lo stesso Luttazzi, ci puoi mettere dentro, vabbè, Rabagliati, eccetera, ma capisci che stiamo parlando di interpreti diversi, ma proprio diversi. Sì, sì, ma io non... Nonostante mio padre mi citasse Rabagliati, perché vabbè, poi era quello che andava per la maggiore, perché il regime lo faceva andare per la maggiore, io di Rabagliati conosco poco o niente. Beh, aveva una trasmissione che andava in onda tutti i giorni, sai, sì, la radio. E allora c'era solo la radio. Esatto. Bene, caro Gianni, bene. Che dire, noi ti ringraziamo per questa cavalcata su Natalino Otto, che io, artista che io amo particolarmente. Non solo perché è di Cogoletto. Non tanto perché è di Cogoletto. no, perché... D'altra parte lì sono nati Colombo e Natalino Otto. Tutta sì. Gente che è andata in America a far fortuna. L'hai detto. Bene, ti ringraziamo. Figurati, Gianni. Grazie a te. E alla prossima occasione. Sigla. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.